vogliamo calcolare il gradiente della seguente funzione. Ricordiamoci che il gradiente della funzione f genera un vettore, precisamente sarà indicato anche con nabla f, e in realtà si tratta di fare la derivata parziale della funzione f rispetto ad x, poi la derivata parziale di f rispetto ad y e la derivata parziale di f rispetto a z, e costruire il seguente vettore, ovvero moltiplicare queste derivate parziali rispettivamente per il versore i dell'asse x, per il versore j dell'asse y e per il versore k dell'asse z. Dunque, cominciamo a calcolare le derivate parziali della nostra funzione. Rispetto ad x otterremo, si tratta di una funzione composta, quindi dobbiamo fare la derivata della potenza per la base non derivata moltiplicata per la derivata della base fatta rispetto ad x, che evidentemente è 2xyz più 2, il tutto moltiplicato per il versore i. Quando riguarda la derivata parziale rispetto ad y, si tratta ancora della derivata di una potenza, e quindi la prima parte, il primo fattore, è lo stesso del caso precedente, solo che la base deve essere derivata rispetto ad y, e dunque darà x quadro z, il tutto moltiplicato per il versore j. Così, derivando rispetto a z, si ottiene la seguente derivata parziale moltiplicata per il versore k. Qui si possono riscrivere queste componenti in una maniera un po' diversa, e in realtà alla fine si ottiene il seguente vettore: 4x che moltiplica xyz più 2, il tutto moltiplicato per xyz più 1 per il versore i, più 2x al cubo z che moltiplica xyz più 2 per il versore j, più 2x al cubo y che moltiplica xyz più 2 versore k. E dunque il gradiente della nostra funzione è il seguente vettore che abbiamo così ottenuto.